Vediamo ora quali sono i titoli principali dei quotidiani nazionali di oggi. In primo piano le primarie americane e la vittoria di Hillary Clinton nel South Carolina, ma vediamolo meglio nel dettaglio partendo dalla prima pagina del Corriere della Sera, che al centro pagina con la fotonotizia in titolo: primarie, vittoria decisiva nel South Carolina, all'ora della svolta per Hillary Clinton. E ancora: in Italia, Vendola, genitore, un caso politico, lui è solo amore, attacchi per il figlio con la maternità surrogata, la legge allo studio, il PD adozioni anche ai single, ma nuovo centrodestra frena, il magistrato Mario Zevola adesso deciderà il giudice. Vediamo l'editoriale di oggi: conformismi, un paese che non sa discutere, a firma di Ernesto Galli della Loggia. E ancora in taglio alto lo sport: stasera Fiorentina-Napoli, alla Juve il derby d'Italia, l'Inter affonda nella crisi. Economia, intervista con il vice ministro Morando: niente aumento dell'IVA e tagli anticipati delle tasse. L'Italia e gli altri paesi Unione Europea a confronto, il deficit che scende poco. E poi burocrazia, ambiguità politiche, il fantasma del ponte. Infine, a fondo pagina, i trucchi per reclutare italiane nell'ISIS, contattate da ragazze sulla rete per parlare di ricette e look, poi le lezioni sul califfato. Infine il maltempo, nubi, fragi e vento, 5 le vittime. Andiamo avanti e proseguiamo con la prima pagina del Giornale, che intitola: primarie americane, il duce corre per la Casa Bianca, Trump cita Mussolini, scoppia la polemica. E perfino i repubblicani ora provano a fermarlo. Carte USA, la sinistra voleva distruggere Berlusconi e le sue aziende. Slogan della grande guerra, un giorno da leone, la frase presa in prestito è diventata un simbolo. E ancora nozze gay, ius soli, crescita morale, l'ultima missione del PD è rieducare gli italiani. E ancora proseguiamo al centro pagina, gli animalisti è una specie protetta, giù le mani dal piccione, il Masterchef Cracco denunciato per averlo fatto arrosto. Bivio Lega dentro fuori dal centrodestra, i gazebo di Roma mettono a rischio l'alleanza, consultazioni per un nome alternativo a Bertolaso, dove vuole arrivare Salvini. E ancora scandalo in Friuli Venezia Giulia, reclutava jihadisti per l'ISIS con il sussidio della regione. Andiamo avanti e leggiamo insieme la prima pagina di Libero: come fuggire dall'avidità del fisco, guida per pensionati e non solo, pressione tributaria al 50%, aria di patrimoniale, viene voglia di scappare all'estero. Ecco i paesi dove andare: Spagna e Portogallo, dove le tasse sono più basse e le case costano poco, fino al sogno di una villa in Thailandia. Il PD s'attacca al TAR per non pagare l'affitto e far fallire Roma, altro che legalità. Questo per quanto riguarda l'articolo a firma di Maurizio Belpietro. E al centro pagina, Vendola lascerà la politica per il figlio dopo lo scoop di Libero, raffica di insulti a Nicky. E ancora Trump appeso a testa in giù per aver citato Mussolini, meglio un giorno come lui che 100 anni da Monti. Infine concludiamo con la prima pagina del Fatto Quotidiano: in primo piano banche, ora gli espropri facili, in rivolta, proteste contro il governo anche dai parlamentari Dem, non passerà. Vediamo ora in taglio alto trasparenza, dai costi alla manutenzione, tutto top secret, Air Force Renzi, ecco i misteri, i ricercatori, i soldi dateli a noi. E poi Medio Oriente, guerra per bande ISIS e vecchio regime nella polveriera di Siria, dove la tregua è finita e nel nome di Assad. Di Battista alla sinistra, PD, se non votano contro Alfano sono qua qua qua, basterebbe che ripetessero quel che diceva Renzi quando governava Letta. Vediamo ora la storia di copertina, vite, pensioni e omertà.
degli ex terroristi nostrani. E ancora, PD a Roma e a Napoli. Vincono sbadigli e ricorsi primarie, pochi appuntamenti, tante le accuse. In primo piano Beppe Grillo da Giucas Casella al Movimento 5 Stelle, poi Avellino, vi racconto come l'amianto mi ha ucciso, e infine burocrazie raccomandate, il postino non suonerà più. Con questa notizia si conclude la rassegna stampa di oggi, grazie.